la parola a Paolo, poi seguiamo con il dibattito subito. Ringrazio i relatori. Io mi scuso a un certo orario, devo andare via perché il calendario si ricorda che una volta l'anno compie gli anni e i miei nipoti hanno voglia di mangiare la mia torta, adesso dico, ma è domani comunque, sono nato il 17, porta fortuna. Grazie. Dunque, brevemente, per dire che dalla discussione che i relatori hanno portato qui davanti a noi, io credo che le divisioni che si leggono più sulla stampa siano più, vuol dire, prive di quella sostanza drammatica che invece noi leggiamo sui giornali. Io credo che con dei ragionamenti come abbiamo sentito qui, io sono convinto che con una discussione così approfondita si può trovare degli accordi di qualità. Io sono convinto che nessuno possa pensare che il Partito Democratico sia un partito che voglia andare contro i lavoratori, sarebbe contro se stesso. Perciò la discussione è giusta entrare nel merito, è giusta approfondirlo. La legge che si sta discutendo in questo momento è una cornice, di cui, da quello che ha detto anche Andrea De Maria e Sermenghi, bisognerà poi riempire di contenuti, e su questo punto io credo che il sindacato avrà e dovrà avere più voce in capitolo, non soltanto sulla cornice ma sui contenuti. Questa è la mia personale opinione, ovviamente, perché vuol dire, di deciso non c'è nulla, ci sono delle linee guida e sulle linee guida poi ci bisogna poi intervenire. Sulla legge di stabilità, Sermenghi ha parlato di tagli lineari, io dico questo: in un paese dove ci sono 8.000 comuni, 20 regioni, tante altre enti, il governo compreso ovviamente, sarà difficile fare leggi che tagliano e non siano lineari. L'Italia non si può più permettere di avere 8.000 comuni, non si può più permettere di avere 20 regioni, non si può più permettere di avere tanti enti che non si sa neanche quanti sono e chi li controlla. Questo credo che sia una grande riforma istituzionale, oltre a quella del Senato ovviamente, che dovremmo affrontare. Perché se no, da questo labirinto di spesa, un labirinto di spesa senza qualità per i cittadini noi, non se ne esce. Ricordiamocelo attentamente. Perché ogni comune è un centro di potere, ogni regione è un centro di potere con sottopotere a seconda, a seguito. Cioè, su questo punto è una questione veramente culturale che noi dobbiamo cercare di affrontare. È difficile, eh? È difficile, perché le città metropolitane sono nate male. Perché io mi permetto di dire, qui penso di andare controcorrente e di avere il pensiero solo mio personale, per fare una vera città metropolitana con poteri reali non bisognava partire, a mio parere, dalla provincia, ma bisognava partire dai comuni. E capisco che era molto più difficile partire dallo scioglimento di certi dei comuni piccoli e arrivare a un comune grande. Questo, a mio parere, è un errore di base che cui nascono queste città metropolitane, che nascono senza soldi. Ancora nessuno, io ho parlato con diversi consiglieri eletti, nessuno sa ancora quello che deve fare, è un problema, eh? Nessuno sa ancora cosa deve fare e quali ruoli deve avere. Perciò su questo punto, come partito, dovremmo anche stare molto attenti e capire se ci sono stati degli errori proprio nella legge stessa. Per il resto mi permetto di rubarvi un minuto per le prossime campagne elettorali. Ah, una cosa sola, mi collego. Qui si è parlato di Giovanni, voglio dire che sono sicuro che anche qui di interpretare il vostro pensiero, di dare la piena solidarietà a Filippo Taddei per le minacce che ha ricevuto, come le abbiamo già fatto. Si può avere opinioni diverse, in democrazia è giusto che sia così, ma nessuno deve essere messo in pericolo dalla sua libertà personale, dalla sua integrità fisica per le idee che esprime. E io sono convinto che sia a livello sindacale, sia a livello di partito, noi possiamo dare lezioni a tutti di come si tutela la libertà delle persone e non dobbiamo permettere a nessuno di fare queste cose. E sono convinto che la solidarietà di tutti aiuterà Filippo a superare questo momento veramente difficile per lui. Ultima cosa, mi permetto di parlare delle prossime elezioni che sono qui a domenica. Io invito tutti a mobilitarvi, a convincere la gente ad andare a votare, votare per il Democratico, sostenere il nostro presidente Stefano Bonaccini. Un presidente che deve essere eletto con molti voti, perché con più voti prende, più autorevolezza gli si dà. E questo è anche nell'interesse dei candidati consiglieri, avere un presidente eletto bene. Per i consiglieri è giusto che ognuno voti per chi vuole, per il candidato e candidato che ritiene, ma dobbiamo essere convinti e far convincere di votare Stefano Bonaccini e il Partito Democratico. Grazie.